Eccoci in questo nuovo spazio dedicato alla vita dei santi che veramente sta incontrando con voi tanto gradimento. E a guidarci in questo viaggio è padre Gianluigi Pasquale. Vi do grazie. Il benvenuto. Grazie. Cappuccino, docente alla Pontificia Università Lateranense. Tutti voi lo conoscete, lo avete riconosciuto, lo conoscete come autore di tanti libri sulla vita di San Pio da Pietrelcina. Allora, padre Pasquale, noi intanto vediamo giorno per giorno quali sono i santi che lei ha deciso di segnalarci per questa settimana. Partiamo da lunedì, da oggi, 12 giugno, San Gaspare Luigi Bertoni, poi c'è il 13 giugno Sant'Antonio di Padova, 14 giugno Sant'Anastasio, giovedì 15 giugno San Vito, venerdì 16 giugno Santa Giulitta o Giuditta, c'è una differenza, tra poco lei ce la spiegherà, sabato 17 giugno Santa Valeriana e compagne, e infine chiudiamo con domenica 18 giugno San Gregorio Giovanni Barbarigo. Allora, padre Pasquale, io prima di entrare insomma nel dettaglio, soprattutto tutti attendono Sant'Antonio da Padova, però vorrei girarle la domanda che una nostra telespettatrice ci ha porto, insomma, che ci ha colpito, perché ci chiedeva: ma la santità è un dono o una conquista? Questa è una domanda molto interessante, direi entrambe. È un dono innanzitutto perché è innestata nel nostro battesimo, e una volta noi cristiani non ci chiamavamo cristiani, ci chiamavamo oi agioi, i santi. Ci hanno chiamati cristiani per la prima volta negli Atti degli Apostoli al capitolo 14. Ma poi anche è un dono perché ci è data con la grazia del battesimo. D'altro canto è una conquista perché quando noi sentiamo l'amore di Dio, che è la presenza di Gesù in noi, che ci accende la fiamma della santità, è quasi impossibile non rispondergli con altrettanto amore, e quindi è anche una conquista quotidiana. E le storie dei santi che via via stiamo raccontandovi testimoniano anche questa conquista. Allora, iniziamo il nostro percorso con Santa Giulitta o Santa Giuditta. Perché questi due nomi? E chi era? Allora, innanzitutto diciamo che era una protomartire, sempre tra i bambini e le bambine che sono state martirizzate durante il IV secolo, e cioè durante la dittatura di Diocleziano imperatore. L'interpolazione del nome è semplicemente dovuta a un errore di trascrizione, sarebbe Santa Giulitta, dopo tra la L e la D divenne più comunemente conosciuta come Santa Giuditta. È interessantissimo di lei il modo con cui fu martirizzata, perché si dichiarò sposa di Gesù. Pensate, una bambina che aveva soltanto 16 anni si dichiarò sposa di Gesù. Diocleziano prima le chiese un favore in nome di Gesù sposo, e lo ottenne, e poi la bruciò facendola bruciare arsa viva. E in quel momento di Santa Giulitta o Giuditta tutti gli agiografi ricordano che non fu bruciato il corpo, ma videro, pensi, l'anima salire bianca al cielo. Ecco perché la confusione dei nomi, perché Giulitta l'anima che sale bianca al cielo e Giuditta il corpo non bruciato vivo, diciamo. Ci sono delle reliquie a Roma? Sì. Della Santa? Sì, assieme dove? Ad altri due protomartiri. Sono qui vicino in via Merulana, vicino, non nella Basilica di Santa Prassede, ma lì adiacenti, con Cinzia e Casimira. Sono le altre due sante che sono state martirizzate a Santa Giulitta o Giuditta. Ripeto, sono tutte fanciulle che venivano martirizzate durante quella terribile persecuzione di Diocleziano. Allora, vogliamo adesso arrivare e soffermarci alla figura di Sant'Antonio di Padova. Attenzione, non da Padova, vero padre Pasquale? Sì, perché sì, qui sì. Insomma, molti si sbagliano, ma la differenza è sostanziale. È sostanziale, sì, perché allora è Sant'Antonio, diciamo così, di Padova, nel senso che è morto a Padova, ma non è nato a Padova, è quel famosissimo santo di cui non occorre dire neanche che è Antonio, basta dire il santo. A Padova c'è l'autobus che passa, che è la fermata Santo, quello è Sant'Antonio, perché come risaputo è nato a Lisbona, ecco. Era un monaco agostiniano che poi si è convertito ai francescani. In questo senso di o da Padova. Ecco, la fermo perché così ci ha dato questa indicazione, però lo voglio raccontare proprio da principio, approfitto della sua presenza qui. Sì. Intanto va detto che fu canonizzato a tempi di record, perché avvenne nel 1232, non erano trascorsi neppure 11 mesi dalla sua morte, da Papa Gregorio IX, e adesso
vedremo perché questa canonizzazione. Lei ci ha detto, nato a Lisbona, sì. Quando esattamente e che famiglia era la sua e come si chiamava, perché il nome non era Antonio. Sì, no, allora lui è nato nel 1195 e quindi siamo vicini al tempo, diciamo così, anche della nascita di San Francesco d'Assisi, e venne battezzato dai suoi santi genitori, erano veramente molto cattolici, e fu battezzato con il nome di Fernando. È risaputo che in tutto il Portogallo il nome Fernando, io ho anche un confratello che si chiama così, Cappuccino Fernando, è molto diffuso a causa dei re e degli imperatori portoghesi. Poi ricevette, era di estrazione nobiliare, e proprio per questo il papà lo mandò a studiare dai canonici di Lisbona. Chi erano i canonici? Erano i sacerdoti della cattedrale di Lisbona, e quindi già a 11-12 anni lui sapeva un po' di lettere, ma soprattutto di filosofia e un po' di diritto canonico. Perché era molto dotto, e non è un caso che poi è diventato un dottore della Chiesa, è stato proclamato tale nel 46, però non acceleriamo. Arriviamo a quello spostamento. Allora, giovanissimo studia per volontà, ci sta dicendo, del papà e della madre a Lisbona, poi però si trasferisce a Coimbra in un monastero che era proprio il centro della cultura dell'epoca in tutta Europa, sempre dei canonici agostiniani. Ma perché a un certo punto ce lo ritroviamo in mezzo ai francescani, padre Pasquale? Ecco, questa è una domanda veramente di svolta e molto importante. Allora, precisiamo prima perché andò a Coimbra. Antonio era un grande innamorato, come vediamo, di Gesù. Lui desiderava sempre stare con Gesù. E da Lisbona, siccome era di famiglia nobiliare, venivano a trovarlo, era già monaco, molti parenti, così che chiese di essere trasportato a Coimbra, che era una città più limitrofa nel Portogallo, per essere più nell'eremo, più vicino alla contemplazione con Gesù. Se non che, in quel momento, era esattamente il 1220, quindi Fernando, che poi scelse il nome di Antonio, aveva 25 anni, 25. No? 1220, morirono i primi protomartiri francescani, le cui reliquie furono portate nel convento francescano di Coimbra. Lì Fernando ricevette una scossa dello spirito. Da lì il desiderio di avvicinarsi ai francescani? Sì, perché capì che se dei monaci, che in questo caso erano i frati francescani, erano così innamorati di Gesù da dare il sangue per testimoniare Gesù, venivano dal Nord Africa, erano stati in Marocco, allora lui capì che forse l'ordine religioso non era più quello dei canonici agostiniani, ma di vestire il ruvido saio di San Francesco, e chiese e ottenne di entrare dai francescani scegliendo il nome di Antonio. E qui si situa più o meno in questo periodo, diamo anche una data, il viaggio, perché la vita poi di Sant'Antonio è stata così avventurosa da ispirare scrittori, registi. Arrivò in Marocco, a sua volta, scegliendo proprio la missione e anche la possibilità del martirio. Sì, siccome appunto si era convertito perché aveva visto questi frati francescani che avevano dato la vita per il Vangelo e per Gesù nella missione, lui stesso chiese di poter andare però da francescano in Marocco a poter predicare, aveva la dote di trasmettere bene anche a livello dialogico e dialettico e convincente la buona notizia del Vangelo, ma fu preso da una malattia che lo veramente portò quasi in deliquio, e il suo frate francescano che lo accompagnava, il suo compagno, lo convinse a tornare in Italia. Se non che la nave, invece di puntare verso, cioè puntò verso Coimbra, il Portogallo, ci fu una grande tempesta, ma grazie a Dio, tutto Dio dispone, e naufragarono in Sicilia. Lì furono accolti, esattamente vicino a Mazara del Vallo, furono accolti poi dai francescani siciliani di Messina, e lì Francesco cominciò un po' la volta a conoscere, Antonio cominciò un po' alla volta a conoscere Francesco, ma credo che ci arriveremo tra poco. Grazie, diciamo, a questo naufragio poi il santo è diventato un po' il nostro santo. Infatti, questo incontro fondamentale, perché San Francesco gli diede un incarico preciso, avvenne come? Avvenne perché i frati di Messina, allora lui arrivò a Messina verso il 1224 intanto,
avevano detto a Francesco che avrebbe organizzato, era il novembre, avrebbe organizzato ad Assisi il celeberrimo capitolo delle stuoie, dove per la prima volta si riunirono 3.000 frati ad Assisi, delle stuoie perché i frati dormivano su dei specie di stuoie, no? Di tappeti, vicino attorno a Santa Maria degli Angeli. E Antonio, che era desideroso di vedere il fondatore del suo nuovo ordine, cioè Francesco d'Assisi in persona, e si fece dalla Sicilia tutte le Calabrie a piedi, ci impiegò 3 mesi financo ad arrivare ad Assisi, e lì per la prima volta incontrò Francesco, lo stigmatizzato della storia. Soltanto che Francesco all'inizio non è che si comportò in maniera così dolcissima con Antonio. Perché? Perché sapeva che era entrato nell'ordine un grandissimo teologo, ma lo accettò perché era un teologo umile, cioè uno che non si arrogava del titolo di teologo, ma utilizzava la teologia per spiegarla ai semplici. È per questo, padre Pasquale, che insomma San Francesco diede a Sant'Antonio il compito di insegnare, ma nello stesso tempo gli ricordò che doveva anche essere vicino alla preghiera? Infatti è la famosissima cartula di Francesco ad Antonio, si chiama, e dice proprio così: io frate Antonio, perché noi frati ci chiamiamo frati proprio, io frate Francesco ti permetto, caro frate Antonio, di poter insegnare la sacra teologia purché tu non estingua lo spirito della devozione e della preghiera. È brevissima, ma è il primo permesso che San Francesco ha dato a noi frati di insegnare teologia, cosa che farei anch'io, tra virgolette. Arriva insegnando, e tra poco vi faremo vedere qualcosa che è collegato a tutto questo, a Padova. Perché sceglie Padova? Ecco, così rispondo alla domanda che avevo istanziato prima. Francesco all'inizio era un po' suspicious, si dice in inglese, un po' sospettoso. Chi era questo Antonio? Veniva dai canonici regolari portoghesi, si era convertito in una maniera così veloce, era così preparato nelle lettere, era considerato appunto il dottore evangelico, ma così umile. E lo lasciò un po' da solo, quando tutti gli altri frati erano stati destinati ad andare chi in Germania, chi in Francia, a fare i provinciali. E lo lasciò al provinciale di Bologna e gli disse: Antonio, vai con il provinciale di Bologna, sarà lui cosa dirti a fare. Ecco perché si spostò verso il nord e quindi a Padova. E di quella città, poi insomma soprattutto di una chiesetta, insomma, il nostro Sant'Antonio si innamorò e fu sempre vicino agli umili e ai poveri. Che c'entra con il pane Sant'Antonio? Ah, questo non è un aneddoto, è una verità importantissima che è scritta si chiama Vita Assidua, che è la vita di Sant'Antonio, quella diciamo agiograficamente fondata. Sant'Antonio, quando predicava, non predicava soltanto a parole, ma amava i poveri e chiedeva, guarendo i poveri, che se ci fossero stati delle guarigioni fossero anche riconoscenti. E così un giorno guarì il bambino di una mamma. La mamma fu il famoso miracolo del Tommasino. La mamma fu così contenta che fece una promessa, il primo voto a Sant'Antonio: darò il pane a te, frate Antonio, per ogni chilo, corrispondente ad ogni chilo di quanto ingrasserà il mio figlio, perché era molto ammalato. E questo esempio fu imitato da tanti benefattori, per cui nacque il miracolo del pane di Sant'Antonio, che c'è ancora. Allora, a proposito di pane, noi siamo andati a Varese, siamo andati presso l'associazione Pane di Sant'Antonio, che va incontro alle persone in difficoltà, lo fa attraverso la mensa, attraverso il servizio delle docce, attraverso l'emporio che consente alle persone di fare la spesa senza pagare, e lì abbiamo scoperto che c'è una torta che si chiama la torta di Sant'Antonio, che si fa proprio con il pane invenduto. Vediamo. Oggi siamo felici di accogliervi perché è una giornata speciale. Assaggiamo la nostra torta, pane di Sant'Antonio. È fatta con il pane invenduto e quindi c'è un connubio di non spreco e solidarietà. Vogliamo proprio che diventi un simbolo questo pane, un alimento così semplice. La nostra associazione Pane di Sant'Antonio è abbastanza recente, nasciamo ufficialmente solo 2 anni fa, ma siamo la formalizzazione di un gruppo di volontari che opera presso questa mensa e gli altri servizi che qui sono radunati da moltissimi anni. Infatti la mensa
è stata fondata dai frati francescani addirittura nel 1938. Abbiamo una molteplicità di servizi, ci vogliamo chiamare polo caritativo addirittura, siamo ambiziosi. Abbiamo la mensa che è aperta ogni giorno dell'anno, non chiudiamo mai, nei festivi e d'estate, e offre il pasto alle ore 11. Negli altri rimanenti pomeriggi si alternano il servizio dell'igiene personale, vale a dire le docce, dove possono, i nostri utenti possono lavarsi, sbarbarsi, e offriamo un cambio di biancheria completo ad ogni utente. Abbiamo poi l'Emporio Solidale, che è un piccolo negozietto, è rivolto a questo servizio alle famiglie che in un momento di difficoltà per la perdita del lavoro del capofamiglia o altri problemi sono aiutate nella spesa attraverso una tessera punti, possono fare la spesa gratuitamente. È un luogo in cui sono aiutate le persone che ricevono quello di cui hanno bisogno, ma in cui anche i volontari si educano anche alla vicinanza con il povero, perché a volte le persone chiedono, però in realtà dietro quel bisogno stanno chiedendo altro. In realtà ci stanno chiedendo più ascolto, ci stanno chiedendo attenzione, ci stanno chiedendo che ci sia qualcuno che ha tempo per loro, ci stanno chiedendo di essere aiutati in un cammino che li faccia uscire dalla loro condizione di emarginazione verso un'integrazione sociale. È bello che ci sia questa associazione, perché aiuta delle persone che ne hanno bisogno. È importante che ci siano queste associazioni. Ti dà un conforto, un aiuto, e almeno riesci a vivere un po'. Se non avessimo questo, come facciamo? Una parola, uno scambio di opinioni, un aiuto, qualsiasi cosa che ti puoi appoggiare. Una società, una città, è una città buona dove c'è, potremmo dire, una vita buona se tutti hanno spazio nella società e non se una parte viene scartata, eliminata. Perché proprio accettando questi ultimi migliora anche la vita di tutti in certo senso, perché c'è più collaborazione, più attenzione, più rispetto reciproco. Torniamo su Sant'Antonio, questo santo che non si esaurisce neppure in 10 puntate, perché padre Pasquale mi diceva non c'è una chiesa al mondo in cui non ci sia una statua del santo. Magari non ho trovato una statua della Madonna, ma sempre Sant'Antonio. In tutte le chiese del pianeta Terra cattoliche c'è sempre una statua di Sant'Antonio, interessantissimo, perché è il santo dei santi. Torniamo a come viene rappresentato Gesù in braccio, spesso poi un giglio e poi il Vangelo. Gesù in braccio perché lui lo ha talmente tanto predicato che Gesù stesso gli ha fatto il dono di comparire nella sua mano destra. Il Vangelo perché era così esperito nel commento alle Sacre Scritture, continuava a leggerle, che convinceva le persone non soltanto a parole ma proprio con l'esempio, cioè c'era una simbiosi tra il suo dire e il suo essere ascoltato con il Vangelo, e il Vangelo è quello che contiene le parole di Gesù. E poi c'è il giglio, e questo lo dico con il cuore aperto, perché oggi dobbiamo anche capire che, come Sant'Antonio, la virtù della castità e della purezza nei propri stati di vita dà una grande forza. Ecco, tanti miracoli attribuiti a Sant'Antonio, protettore dei bambini e degli orfani. Sì. Ce n'è uno in particolare che si ricorda? Ma certamente, quando poverina quella mamma che stava perdendo il bambino chiese a Sant'Antonio di guarirlo, Sant'Antonio non solo guarì il bambino, che subito ritornò, diciamo così, in piena guarigione, e perse la mamma che era malata, però quel bambino divenne, per così dire, il figlio di Sant'Antonio. Senta, padre Pasquale, ma perché? Io ricordo la nonna, mia mamma, che quando si perdeva qualcosa diceva prega Sant'Antonio. Perché rivolgiamo la preghiera a Sant'Antonio per recuperare le cose perdute? A tutti coloro che ci ascoltano, io posso personalmente testimoniare che questa si chiama la preghiera del Si Queris Miracula, tradotto: se tu vuoi un miracolo, chiedilo a Sant'Antonio quando perdi una cosa. E si fa così, perché io quando perdo il portachiavi e il cellulare e anche gli occhiali, succede spesso, basta fare così. Si dice una preghiera a Sant'Antonio,
tre glorie al Padre, alla Santissima Trinità, e poi si dice: Sant'Antonio, fammi ritrovare la cosa che ho perso. Dopo al massimo 12 minuti che un numero biblico la cosa salta fuori. Si è preso una grande responsabilità. Me la sono presa. Io ringrazio tantissimo Padre Gianluigi Pasquale, che veramente ci ha fatto conoscere Sant'Antonio un po' meglio e tornerà ad accompagnarci nella vita dei santi.